Sei un nostalgico al passo coi tempi? Questo video è quello che fa per te. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Umbretta su Arte per te. Oggi un video creatività vintage. Se sì, se come me siete dei nostalgici degli anni che furono, dei bei tempi d'oro degli anni 60-70, ma siete anche delle persone tecnologicamente avanzate, al passo con i tempi, oggi vi propongo un'idea tra il geniale e il surreale, il portacellulare TV vintage. Prima di passare però al tutorial su come si fa questa meraviglia da regalare ai più piccoli per reggere ben in piedi il cellulare o da regalare ai papà per metterlo sul loro comodino e reggere il cellulare, prima di tutto vi ricordo di attivare la campanella per non perdere tutti i video che di qui innanzi si dispiegheranno sul panorama di Arte per te, di venirmi a cercare anche su Facebook, dove sto mandando 3 video al giorno, ben 3 per rinfrescare la vostra creatività in questa calda estate, e soprattutto venitemi a cercare anche su Instagram. Tutti i miei social li riconoscete con il pennello bianco su fondo rosso, marchio registrato Arte per te, è solo quello l'Arte per te originale, mi raccomando. Io vi ricordo anche che se volete aiutare Arte per te potete farlo tramite il pulsante PayPal che trovate sulla home page del canale. Fatelo solo se potete, se volete, se lo ritenete necessario, altrimenti no. I video sono per tutti, sono gratuiti e grazie solo per starmi sempre ad ascoltare mentre ripeto sta solfa, mi annoio anche io a ripeterlo ogni volta, ma è necessario. Adesso però basta, ho espletato tutte le funzioni sociali, andiamoci a divertire sul piano da lavoro, spostiamoci di là e andiamo a vedere il reggicellulare a forma di TV come si fa. Occorrente per creare la nostra televisione vintage portacellulare, innanzitutto della colla a caldo o dell'attaccatutto, vi lascio i riferimenti di entrambi in info box, è del tutto indifferente quali usiate, per i bambini è più adatta questa, sempre sotto il controllo di un adulto. Potete usare anche la Vinavil, ma si allungano i tempi di posa. Poi del fil di ferro, a noi ne occorrono circa 15 cm, anche se io qua la matassa intera, quindi 15 cm di un fil di ferro di qualunque spessore medio piccolo. E il protagonista di questo lavoretto sono le stecche del gelato o a bassa lingua o stecche da depilazione per ceretta. Poi dei colori acrilici, quelli del colore in cui preferite dipingere il vostro, la vostra TV. Poi un pennello, un piattino con dell'acqua, un tagliabalza e poi delle carte colorate che si accordino col colore che avete scelto per dipingere il vostro manufatto, perché faremo le manopole in Keeling, e quindi ho qui anche la rotola carta, che non è un tools necessario, ma se lo avete vi faciliterà il lavoro. Cominciamo subito. Prendiamo 6 stecche da gelato e allineiamole ben bene. Come prima cosa versiamo nella parte inferiore della prima stecca un po' di colla a caldo e mettiamo una stecchetta piccola. Questo servirà per inclinare leggermente le stecche e per far stare in piedi il nostro televisore, perché altrimenti non riuscirà a stare in piedi. Mettiamo una stecca così a destra e una stecca a sinistra. Adesso tutte le nostre stecche sono assicurate, possiamo continuare il nostro lavoro. Prendiamo 7 stecche e impiliamole l'una sull'altra. Ok, creiamo un'altra pila di 7 stecche, però su una di queste stecche pratichiamo con un paio di forbicine delle fessure. Vi faccio vedere,
Non importa se si scheggia un po' la stecca, non si vedrà perché la metteremo in mezzo, quindi scomparirà uno e due, proprio creeremo una scassatura così, ok? Voilà. E nell'impilare queste stecche faremo in modo che questa stecca scassata un po' stia più o meno al centro della pila. Quindi 1, 2, mettiamo questa con la scassatura e continuiamo. Mettiamo nella parte inferiore la prima pila che abbiamo creato, così, nella parte superiore la seconda pila, con delle stecche più intere creiamo dei bastoncini che siano, due bastoncini che siano dell'altezza del nostro TV. Io ho preso anche la tondeggiatura, vedete, con un altro bastoncino e l'ho ricavata così ricalcandola, e poi con le forbicine taglio con un punto di colla facciamo aderire e prendiamo la misura dei piedini anteriori leggermente ma proprio appena appena 2-3 mm più lunghi dei piedini posteriori, quindi leggermente più lunghi, quindi appiccichiamoli. Provate subito se sta in piedi, perché se così non fosse dovreste staccarli immediatamente e metterli in maniera tale da far stare in piedi in maniera abbastanza stabile il vostro TV. Ok, questo sta in piedi, perfetto. Adesso copriamo il tutto con un'altra stecca e un'altra in alto. Per i minimalisti così è già pronto, diciamo che lo scopo, la sua funzione la ricopre, ma noi non possiamo accontentarci di un vano portacellulare che stia in piedi, questa non è una TV. Ora dobbiamo farla diventare tale, quindi una bella televisione. Prendo un po' di scotch carta e maschero leggermente, ma questo è del tutto facoltativo, ragazzi, il bordo esterno. Con un pennello da poco conto prendo un acrilico Havana e passo su questo bordo interno. Tiro via lo scotch carta. Su un cartoncino preparo il colore. Io voglio che questa TV sia di un bel arancione carico carico, anzi un rosso aranciato, diciamo così. E piano piano ripasso sul mio televisore. Voilà. Ok, una volta dipinto tutto lo metto via per farlo asciugare. Io non ho dipinto né la parte interna né tutte le parti che saranno a contatto con il cellulare, ma voi potete benissimo decidere di dipingerle. Col tagliabalza taglio delle strisce di carta e le taglio appunto di questo giallino con cui ho dipinto le fascette interne del televisore e anche arancioni. Unisco
una striscetta arancione a due striscette gialle, facendo una bella striscia lunga, e poi ne faccio un arancione e una gialla. Prendo l'arrotolatore e inizio ad arrotolare la mia carta. Alla fine metto un punto di colla e chiudo il giro. Prendiamo adesso il fil di ferro, prendiamo un qualcosa di tondo, in questo caso io ho la mia boccetta di colore, e arrotolo attorno alla boccetta così il fil di ferro, tondeggiandolo ben bene. Voilà! Fatto il cerchio, aiutandomi con una pinza, piego in fuori e dall'altra parte piego anche così e taglio l'eccesso. Prendo la mia TV e vi ricordate gli scassi che vi avevo fatto praticare? Bene, dobbiamo inserire questi spuntoni lì dove ci sono i buchini. Quindi accorcio, sporco con un punto di colla e inserisco. Tengo un attimo, così, voilà. Vi ricordate le TV degli anni 70 con l'antenna? Io sì, era una cosa che mi piaceva troppo muovere per sintonizzare meglio i canali. Adesso prendiamo anche le nostre manopoline e senza bruciarci, con un punto di colla a caldo appiccichiamole. Ecco qui la nostra super TV anni 70 è pronta. Mini upgrade: se volete, per togliere il fondo legno e per rendere anche più liscia la superficie in modo che i cellulari scorrano meglio dentro, potete mettere o una foto, ad esempio se lo regalerete al vostro papà potrete metterci la foto di vostro papi e vostra, oppure semplicemente, come faccio io, un cartoncino. Io lo metterò nero. Ovviamente prendete le misure del vostro interno in modo che il cartoncino scivoli agevolmente e voilà, e la vostra TV adesso ha un aspetto proprio realistico. Adesso inserite il vostro cellulare e guardate tutti i video di Arte per Te che vi siete persi fino a questo momento. Ma non è fantastica la nostra TV? E regge perfettamente il cellulare, così da oggi niente più schiamazzi per reggere il cellulare, ed sarà facile ovunque non farlo cadere per terra e tenerlo custodito. Bellissimo regalo anche per la festa del papà, tenetelo a mente, mettetelo in playlist, sintonizzate il canale che più vi piace e noi ci vediamo subito dopo le foto. Ciao! Ma non è troppo bello? Ma non eravate anche voi, se siete della mia età o poco meno, della frangia dei disperati che a casa dei nonni si aggrappavano all'antenna e la giravano in tutte le maniere per far prendere Bim Bum Bam come si doveva, perché non si vedeva mai a casa del nonno? E non siete anche voi tra quelli che andavano a smucinare tra le manopole, perché c'era quella del volume, quella dei canali e poi una terza che non si capiva mai a che cavolo serviva? Viste, forse era quella della sintonizzazione, ma non lo sapevano secondo me neanche i tecnici a cosa servisse quella manopola. Però io la giravo come una pazza, facevo girare le manopole anche allora. Bene ragazzi, se come me vi diverte un po' questa nostalgica visione del cellulare, e allora create la vostra TV
vintage, porta cellulare ultramoderno. Bene, se questo video vi è piaciuto, regalatemi un bellissimo e sintonizzato pollice in su, una condivisione sulla vostra pagina Facebook. Vi aspetto su tutti i miei social, ma naturalmente vi aspetto sempre qui per un nuovo creativissimo pazzo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Ci vediamo la prossima volta. Ciao!